Coach, esordio su un campo difficile, avevamo parlato in settimana, però questa è la prova che c'è un gruppo di ragazzi che col lavoro quotidiano può andare anche magari oltre quello che è il pronostico. Una gran vittoria su un campo caldissimo, una prestazione super da parte della squadra. Ovviamente siamo molto contenti. Io rimango dell'idea che Scafati sarà una delle migliori squadre del campionato e sarà nella parte alta della classifica. Il nostro successo nella partita di oggi è stato uno solo, secondo me. Scafati per tutto il precampionato e anche oggi difende molto aggressivamente e con molta organizzazione, e quindi è un complimento che sto facendo a Scafati. E noi contro questo tipo di difesa abbiamo perso 10 palloni in tutta la partita. Secondo me la chiave della partita sta tutta qui. Poi devo anche essere onesto e riconoscere che alla fine, quando vinci o perdi di uno, è sempre un episodio che ti facilita o ti condanna. Però noi non possiamo non essere contentissimi. Parlavi giustamente del fattore difesa. La difesa di Bergamo ha concesso 58 punti a Scafati. Questo è stato un fattore sicuramente importante per portare via la vittoria dal Palamangano. Sicuramente è stato un fattore importante, perché noi siamo venuti qua purtroppo a tirare con basse percentuali. Se non avessimo resistito in difesa, la partita non avrebbe avuto storia. Però io su questo non ho nessun merito. Il merito è solo dei giocatori, che hanno piegato le gambe e hanno provato a fare quello che devono fare. Uno su tutti la prestazione a tutto tondo di Roderick, che è stato bravo a innescare i compagni, non ultimo Benvenuti col canestro decisivo a fil di sirena. Ma io ho visto 8 bravissimi giocatori che hanno fatto il possibile per vincere la partita. Poi è ovvio che c'è qualcuno che brilla di più, qualcuno che brilla di meno, ma è anche il ruolo che tu hai. Roderick e poi a seguire Brandon e poi a seguire sono quelli che hanno più palloni in mano e sono più appariscenti. Ma io sono contento dell'atteggiamento e della prestazione di tutta la squadra. Se ci sono domande, grazie coach. Grazie a voi.